cosa parleremo? E parleremo della storia di Figline dalle origini, quindi dalla Figline etrusca e dagli scavi della rotta fino ad arrivare alla costruzione delle mura cittadine del 1350 circa, quindi fino ad arrivare alla metà del XIV secolo. È un viaggio che viene fatto in collaborazione con altre associazioni come l'Archeocheb, la Compagnia d'Arme Pisa Ghibellina. Dietro c'è anche naturalmente Porta Senese che ci ha dato una mano nell'organizzazione, nel trovare dei figuranti per la giornata e tutto avviene in collaborazione con il comune di Figline d'Incisia e la Pro Loco, che noi naturalmente ringraziamo per la disponibilità e per averci dato la possibilità di fare questa giornata nel Palazzo Pretorio, che senza ombra di dubbio è il luogo più indicato a farla. Siamo partiti per prima cosa, proprio se potete leggere qui, da questa frase di Giovanni Villani che parla dell'importanza della grandezza di Figline delle origini e soprattutto di rendere fruibile ai nostri concittadini quella che è stata la storia della nostra città. Molto spesso noi viviamo in certi ambiti molto belli, si parla della famosa grande bellezza del nostro paese, però spesso e volentieri non siamo a conoscenza di quelle che sono le radici, le nostre radici, proprio perché siamo talmente assuefatti al fatto di essere circondati da questa grande bellezza, dall'arte, dalla cultura, che spesso e volentieri la diamo per scontata. Noi abbiamo cercato di portarla, di semplificarla attraverso anche un evento multimediale e di renderlo fruibile per tutti. Speriamo ovviamente che questo sia soltanto il primo di tanti eventi futuri che di volta in volta affronteranno un tema specifico della nostra città. Figline Valdarno è appunto una città proprio perché, essendo stata sede vescovile, ovviamente ha potuto fregiarsi di questo titolo di città e non già di paese. Quindi anche questo deve essere parte della nostra cultura e soprattutto capire l'importanza di questo aspetto qui.